Salve a tutti. Allora, ho caricato un video, quello esattamente per il Project Life, dove vi mostravo come creare questo tipo di abbellimento. Alcune ragazze mi hanno scritto dicendo come impostare il taglio. Io di solito lo scrivo, ma questa volta io non so se mi sono dimenticata oppure quando sono andata a fare il taglio per il montaggio ho tolto anche questo, non lo so. Appunto per questo ho deciso questo video base per le impostazioni taglio, così anche chi è alle prime armi sa come fare. Allora, prima di tutto ci andiamo a aprire la palette per le impostazioni taglio ed è questa. Vediamo standard e avanzata. Ora vi farò vedere la standard, che è quella che comunque abbiamo tutti perché è in dotazione con la silhouette Cameo, mentre nell'avanzata è per chi ha acquistato il software. Quindi noi ci dedicheremo solo alla standard e comunque cambia poco, perché nell'avanzata, vedete, se apro, vedete, si può lavorare sui livelli, però noi rimaniamo sulla standard. Poi, prima di vedere queste impostazioni, dobbiamo anche impostare, vi faccio vedere anche questa palette qua, che è il tipo di materiale che poi noi dovremo andare a tagliare. Quindi noi dovremo impostare se sia tessuto oppure tela oppure cartone e così via. Poi dobbiamo sempre impostare la lama. Dobbiamo mettere velocità, spessore e doppio taglio se sono spessori molto grossi. Il doppio taglio serve per fare due volte lo stesso taglio e tagliare con più precisione. Bene, ora invece vi dico come impostare, che è quello che interessa maggiormente ora, questo è lo stile taglio. Allora, innanzitutto dobbiamo sempre selezionare il nostro lavoro. Se mettiamo non ritagliare, come vedete, non ritaglia nulla. Se mettiamo ritaglia angolo, vedete, ritaglia solo l'angolo fuori e tutto quello che c'è dentro lo lascia così. In questo caso io, che ho impostato, cioè mi deve venire tagliato anche il dentro, cioè questa dolce ricordi deve rimanere nella nostra cornice attaccata, e quindi quello che a me serve mandare via è lo sfondo. Facciamo ritaglia e questo, vedete che ritaglia dove vedete rosso, ok? Ed è quella che si usa, almeno che io uso di più. Uso anche ritaglia angolo. Poi c'è il perfora angolo, è sempre lo stesso discorso del ritaglio, perfora angolo o perforare, in questo caso perfora tutto. Ho fatto le lettere tridimensionali e ho fatto dove dovevo vedere la piegatura, il segno della piegatura. Ho fatto il perforangolo in modo che comunque mi agevolava il lavoro. Però se dovete fare una scatola non ve lo consiglio mai, perché essendo una cosa che si maneggia, si apre, si chiude, dove viene perforato si rompe. Io lo dico perché l'ho provato. Mentre nel caso delle lettere, una volta assemblate, piegate e chiuse, rimangono così. Ho provato a fare una card e fare il perforato dove veniva la piegatura, a forza di aprire e chiudere, aprire, si è rotta. Quindi io non la consiglio mai. Eventualmente per fare, in questo caso, per fare la piegatura, usate
o uno scorpallo o comunque con una pieghetta segnate la metà e la chiudete e la marcate, ma non mettete mai il perfora. Ecco, questo video è in pratica finito perché vi ho detto le cose basi, poi dopo sta sempre a voi nel lavoro, che lavoro fate, come lo dovete tagliare e via di seguito. Quindi se avete qualche info o qualche dubbio, come al solito mi scrivete nel box o mi mandate un messaggio privato e cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Per adesso vi saluto e vi ringrazio e alla prossima. Ciao!